più per andare a casa, sarebbero rimasti tutta la notte a cantare il loro canto di liberazione. Vedete il cambiamento? Lo sentite il cambiamento? Il giorno dopo incominciarono a girare parole come libertà, liberazione, rivoluzione. La sera non erano più dei sindacalisti, erano dei militanti di un gruppo rivoluzionario allo stato nascente. Non avevano alcuna ideologia. Lo Stato nascente precede l'ideologia. Lo Stato nascente intravede un futuro. Lo Stato nascente è una speranza. Lo Stato nascente è il sorgere di un sogno. Io posso cercare di dare delle categorie, ma sono in grammi mentali. Posso raccontarli in mille modi, ecco perché c'è il problema di definirlo. Ma che ci sia, non c'è dubbio, vado avanti. In essi membri di una società articolata, organizzata, improvvisamente sciolgono tutti i legami animati da una forza creativa, costituiscono una nuova comunità unita e solidale in cui tutti si sentono fratelli e insieme concepiscono un nuovo ordine, un nuovo mondo, l'universo nuovo di cui scriverei, dove tutto ciò che era sbagliato scompare e al suo posto sorge una società di, qui viene la parola, uguale. È felice, ma è lontana, non verrà mai raggiunta, ma la gente si muove in questo, o male o bene, e la loro mente ragiona in modo diverso, è un cambiamento nel modo di pensare, esattamente come una persona innamorata, non ragiona, non sente come gli altri. E anche il tempo è diverso, anche il tempo non sta nascendo. Grazie. Vorrei che alcuni potessero rivolgerti qualche